Radio Radicale, siamo con la deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle a questo convegno che ha organizzato la Sala Aldo Moro qui a Montecitorio sulla violenza nei confronti delle donne. Allora, qualche settimana fa qui è stato approvato a Montecitorio il disegno di legge sul codice rosso, che adesso deve essere approvato dal Senato. Allora, ritiene che, diciamo, la logica con la quale è stato approvato questo provvedimento ridurrà drasticamente gli episodi di violenza nei confronti delle donne, e ritiene che l'inasprimento delle pene possa diventare un deterrente per abbassare almeno il numero degli episodi di violenza? Allora, innanzitutto il codice rosso era una necessità, perché il tema della violenza sulle donne è una vera emergenza sociale. Parliamo di una donna uccisa ogni 3 giorni. Il codice rosso non inasprisce solamente le pene, ma dà alle istituzioni, alla società civile, tutti gli strumenti volti a prevenire quello che è un fenomeno gravissimo e che purtroppo comporta ogni giorno l'uccisione di giovani donne. E quindi è stato fatto un lavoro di ascolto di esperti, magistrati, avvocati, donne che hanno riportato la loro testimonianza, associazioni che aiutano le donne a uscire da questa prigione. E quindi questo risultato noi riteniamo sia una buona legge, e ovviamente i frutti siamo convinti che porteranno a degli ottimi risultati di prevenzione. Allora, ritiene che la magistratura ce la farà, diciamo, a svolgere quella parte di azione preventiva che è prevista dal codice rosso, che permette di ascoltare immediatamente i protagonisti anche in negativo di questi episodi? Allora, lo stato della magistratura e dei nostri tribunali permetterà di svolgere tempestivamente quest'opera? Beh, l'intento di questo governo è questo: si è investito dopo tanti anni nella giustizia, nel settore che è stato messo praticamente in ginocchio. 500 milioni sono stati investiti per ridare proprio benzina a quello che è il motore della giustizia, in operatori giudiziari, in magistrati, nella specializzazione e formazione delle forze dell'ordine che vengono in contatto per primi con le donne che escono dalla difficoltà della violenza. E quindi con un rinforzamento di questo tipo ovviamente si arriverà a processi più veloci, a tempi più celeri, perché lo scopo del codice rosso è non perdere tempo, essere tempestivi, immediati, e non lasciare una denuncia di una donna in difficoltà a prendere polvere. Allora, è stata giusta la distinzione che si è trovata nella legge di punire più severamente coloro che attuano delle pratiche violente nei confronti di donne che ti hanno già lasciato, invece che diciamo, mantenere lo stesso metro di giudizio anche per le persone che convivono ancora o che sono ancora sposate? Beh, certo, queste hanno una doppia finalità. Noi abbiamo cercato di inasprire reati come maltrattamenti in famiglia e lo stalking nel minimo e nel massimo edittale, non solo per inasprire le pene, ma soprattutto per consentire ai magistrati di avere più tempo per fare le indagini, arrivare a sentenza oltre ogni ragionevole dubbio. Così come i reati di violenza sessuale, abbiamo inasprito le pene. Chi tocca un bambino può rischiare il carcere fino a 24 anni, violenza sessuale di gruppo 14 anni, violenza sessuale contro una donna 12 anni, oltre ad andare a toccare le aggravanti dell'omicidio. Perché oggi, se ci doveva essere sia la convivenza sia la relazione affettiva, quindi nel caso di 2 fidanzati non scattava l'aggravante, quindi oggi indipendentemente dalla convivenza scattano le aggravanti dell'omicidio del 577 del codice di rito. E quindi era fondamentale, perché erano anche delle esigenze viste proprio dalla pratica dei tribunali. Esistono delle politiche riabilitative per
per i colpevoli. E pensate che nel quadro delle politiche riabilitative la castrazione chimica possa entrare anche con sconti di pena, o pensate che questo sia un capitolo che resta fuori? Innanzitutto la riabilitazione è fondamentale e noi l'abbiamo espressamente inserita all'interno del codice rosso per quanto riguarda proprio i reati di violenza di genere, perché un uomo riabilitato o una persona che ha commesso questi reati di violenza, se viene riabilitato ovviamente sarà più difficile che reitera lo stesso fatto, e quindi una rieducazione, una risocializzazione come prevede la nostra Costituzione, come prevede il nostro codice, è fondamentale. L'abbiamo espressamente previsto un trattamento psicoterapeutico per queste persone, questi imputati, questi colpevoli di questi reati. La castrazione chimica ad oggi è rimasta al di fuori del codice rosso perché è un tema delicato che va approfondito, che va studiato, e sicuramente è un argomento che va valutato con gli esperti, cosa che se si vuole fare ovviamente si farà. Lei si opporrebbe se fosse al Senato, si opporrebbe al tentativo di reintrodurla nel codice rosso, e ritiene che la filosofia che ha mosso voi e la Lega è leggermente diversa se si tengono conto del quadro dei provvedimenti che hanno approvato, che cercano di far approvare anche nei confronti del diritto di famiglia? Beh, ovviamente la Lega e il Movimento 5 Stelle sono due forze politiche diverse, questo dobbiamo dirlo come premessa di partenza, però quello che è importante è arrivare a una sintesi politica, arrivare a una sintesi dopo l'ascolto di esperti, di persone competenti sul campo, dopo aver fatto un'attenta valutazione, un attento studio su questo tema, e poi si prenderà una decisione come abbiamo sempre fatto insieme. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole la deputata Ascari del Movimento 5 Stelle con la quale abbiamo parlato del codice rosso in occasione di questo convegno organizzato sulla violenza di genere alla Sala Aldo Moro qui a Montecitorio.